Bene, bambini, questa è la mia nuova bici, la sorpresa di papà. Vediamo quanto la potrò usare la prima volta. Wow, bellissima, ma cosa ti serve? È super sportiva. Wow, è gialla. Mamma, puoi comprare un seggiolino anche per bambini così vengo anch'io? Ma potrebbe essere un po' difficile una bici che non è fatta per certe cose. È una mountain bike, è una cosa di sportiva. Ah, esattamente, non è per baby, è qualcosa più per me. Guarda, guarda. Julian, no, non è per te, sei decisamente troppo piccolo, non arrivi neanche ai pedali, è solo per me. Oh, come dire se... va bene, ok, io ho un po' troppo grande, così non posso fare i miei trucchi. Ah, Julian, vieni giù da lì e muoviti. Sì. Ehi, stop. Non dobbiamo andare da nessuna parte. Oggi dobbiamo andare via insieme. Oh, mamma, è il fine settimana. Dove dobbiamo andare? Hai detto che c'è tempo libero? Julian, purtroppo dobbiamo andare a scuola, sì. Cosa? Ma no, è il weekend. Non c'è la scuola il weekend. Oh, no. No, non vado a scuola. Julian, mi dispiace. Vai a giocare un po' se vuoi, ma... No, ma anche tu devi venire a scuola, mi dispiace. Ma io cosa ci devo fare? Oh, mamma, mi dispiace se mi trovi una bella cosa piuttosto che andare a scuola, ma insomma, andare a scuola. Insomma, ha ragione anche lui perché non deve andare a scuola, ma come glielo spiego? Anche io non è che mi diverto, eh. Oh, abbiamo vinto contro la mamma. Martin, non so come faccio a spiegarlo a Julian e Emma. Insomma, non hanno voglia di andare a scuola, per favore, ci pensi tu? Oh, tesoro, non hai ancora capito, i miei bambini, soprattutto quei due. Ci penso io. Bene, Emma, penso davvero che abbiamo vinto, quindi possiamo stare qui. Ciao! Sì, ciao ai due. Ah, peccato che hanno perso la sorpresa. Cosa? Sorpresa? Che sorpresa? Ehi! Oh, Emma, ti vuole solo prendere in giro. No, la sorpresa non è così, ma vabbè, insomma. Cosa, skate park? Ho sentito skate park, andiamo? Oh, sì, non ve l'aveva detto la vostra madre, dobbiamo andare a scuola. E poi sì, là c'è una sorpresa fantastico. Vero, Claudia? Cosa? Di cosa sta parlando? Skate park? Ah, sì, certo. Oh, mamma, potevi dircelo subito, saremmo venuti subito, no? Scuola, vabbè. Vabbè, allora muoviamoci, non ci sto aspettando. E qual era l'altra sorpresa? È il mio compleanno? Oh, cosa? Ah, va bene. Si scopre che le abbiamo mentite, sì che è guaio. Ah, certo, sarà una giornata grandiosa oggi. Chissà che sorpresa. Wow! Questa sorpresa è davvero fantastica! Martin, sapevi di quello che c'è il giorno del fin spogliette? Claudia, a dire la verità, non ne avevo idea. Wow, guarda! Siamo a Brioland! Guarda! Là ci sono Anna Pia. Ciao, Julius! Wow, il trenino! Mamma, aspetta, quelli che sono? Ah, quella è Batman e quella è Joker! Oh, cosa ci fanno là? Wow, se fosse sempre così la scuola verrei sempre qui! Oh, vieni, Emma! Ehi, mamma, papà, siete qua! Guardate, è il giorno migliore di sempre! Oh sì, insomma, pensavo una giornata abbastanza normale, che insomma una pendenza sarebbe stata noiosa, i bambini devono divertirsi, no? Lo so che ogni tanto sono noioso, ma quindi ecco. Sì, pista! Vai, sale, Julian! Arrivo! Oh, guarda, ci posso entrare anch'io! Oh, arriva un altro trenino! Oh, incidente! Oh, Emma Fogel ci penserà! Oh, Julius, insomma, ma cosa sta succedendo qui a scuola? Oh, l'ha fatto tutto il preside, non sapevamo niente. Wow, ma è davvero un parco divertimenti, è favoloso.
Martin, non sapevo che sarebbe stato così, ma ai bambini piace davvero. Oh, penso che non piaccia solo ai bambini, insomma. Quello, il sindaco? Ah, che bello spettacolo, questo lo... questo... è fantastico qui, Playmobil. Ah, attenzione, ci pensa Emma Vogel. Mamma, ti piace? Non è fantastico? Ah, oh, non lo sapevamo nemmeno io, ci ha fatto tutti una sorpresa. Pensavo che dovessero presentare qualcosa a lezione. Wow, sembra più una festa della scuola. Sì, ha detto che è una festa della scuola e non un open day. Oh, wow, anche gli adulti possono salirci. Oh, oh no, ma hai visto? Guarda. Io non ho fatto niente, l'ho scoperto anch'io tutta stamattina. Wow. E il preside ha ancora una sorpresa per noi. Andiamo a vedere cos'è. Oh, dai, sì. Sono troppo curioso. Cosa? Ci sono ancora altre sorprese? Wow! Ragazzi, ascoltatemi, è fantastico, mi ha detto che davanti alla scuola c'è ancora una sorpresa. Non so davvero cosa potrebbe esserci oltre a questo fantastico parco. Oddio, Dave, guarda, è fantastico. Cosa, come ha fatto a venire in mente una cosa del genere? Oh, Anna, sì, è un Paw Patrol, uno scivolo XXL. E guarda, ci sono Robin Chase. Oh, Emma lo guarda sempre. Ehi, Chase, sei tu? Ho ucciso qualcuno, vero? Ehi, Rocky. Oh, perché non parlano? Non lo so, sembrano così veri. Ah, sì, signor Preside, sono davvero contenta della giornata che ho organizzato, ma è più una festa della scuola o l'open day? Oh, in teoria l'open day, ma era come una festa della scuola, così piace ai bambini. Ah, ci è davvero riuscito, insomma, pensavo che sarebbe stata una giornata noiosa, invece, wow. Oh, sì, l'idea è venuta da mia collega, dalla signora Lib. Ho sempre delle idee così belle, ha detto che sarebbe un po' troppo noioso un open day normali, e aveva ragione, perché questa festa è grandiosa. Wow, sì, è bellissima. Anna, cosa ne dici se andiamo anche noi a scivolare, eh? Non ho più voglia di stare qui. Sì, dai, viva, andiamo. Attenzione, arriva nonna e Dave. Woohoo! Oh, non lo potete fare, lei, attenzione. Oh, cadiamo tutti. Oh, bambini, non è molto sicuro quello che state facendo, attenti. Oh, penso che c'è qualche ferito là sotto. Ma sì, insomma, succede con uno scivolo così. Oh sì, penso che i genitori siano contenti, no? Insomma, mi ero occupato della lettera per la pandemia, ma penso che così piaccia di più a tutti. Ah sì, sono sicura, così piace davvero ai bambini e Julian sarà assolutamente contento di venire a questa scuola dopo. Arrivo! Julian, tanto non riesci, sai quanto è lungo questo scivolo? Sono già su! Oh, devo dire, insomma, andare nel weekend a scuola non è niente male, se fosse sempre così.